Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma, il primo programma di cucina in collegamento Skype targato 264. Partiamo oggi con una nuova puntata, una nuova ricetta e una nuova ospite. Andremo a collegarci con Silvia Ardito, bravissima food blogger che abbiamo scovato sui nostri social, che ci preparerà una ricetta dolce, buona, 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 buona. Intanto però, come sempre, andiamo con ordine perché, a proposito di dolce, qui dobbiamo far entrare la nostra torta perché oggi andiamo a festeggiare Alberto Restanti, che compie gli anni, e ti dedichiamo questa nostra bellissima torta con tutte le candeline e musica di sottofondo. Caro Alberto, tanti auguri, buon compleanno, festeggiati e divertiti. Magari, chissà, prendi anche ispirazione dalla ricetta che vedremo oggi insieme a Silvia, che a brevissimo andremo a conoscere. Intanto mi dicono che già nella sua cucina, già prontissima, ma prima ancora di andare da Silvia, lo sapete, andiamo con l'arte, il disegno del giorno. Guardate che meraviglia, guardate che bello, questo è un disegno 3D di palloncini, ci sono pure le nuvole e ce lo manda Francesca, guardate che bello, meraviglioso. È stato fatto con della vernice sopra, tutta bella colorata, ci sono questi palloncini, mi ricordano i palloncini che ho pure io in camera da letto, quelli che ho comprato in Puglia di ceramica. Belli, 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 complimenti. Un bacio, io vi ricordo come sempre che se volete inviare i vostri disegni, opere d'arte, volete fare gli auguri, volete cucinare con noi, è semplicissimo, scriveteci sui nostri social, pagina Instagram, pagina Facebook, Cusano Italia TV, e ci organizziamo. Intanto poi stiamo pensando per voi tante tante belle novità. Siccome la ricetta di oggi è un po' lunga e abbiamo un bel po' da fare, io direi, bando alle ciance, andiamocene subito, ci catapultiamo nella cucina della nostra ospite, Silvia Ardito, che dovrebbe essere già pronta. Silvia, buongiorno. Eccoti. Buongiorno Manuel, buongiorno a tutti. Benvenuta, come stai? Tutto Ciao, bene? Ciao Manuel. Bene, grazie. Molto bene, tu? Tutto bene? Tutto bene. Senti, dove sei geograficamente parlando? Dove siamo arrivati oggi a rompere le scatole? Io sono delle Marche, precisamente di Civitanova Marche. Civitanova Marche. Una cittadina sul mare. Bene, bene, conosciamo, conosciamo, conosciamo. Conoscete? Abbiamo una collega. Molto che, bella. Abbiamo una collega che ha la famiglia lì, a Civitanova Marche. Ah, sì. Sì. Si chiama Francesca Pierri. Non so se il nome ti dice qualcosa. Non la conosco. Vabbè, poi vedremo. Carissima, carissima. Mi informerò. Sì. Ti informerai. Carissima Silvia, noi ti abbiamo scovato sui social perché tu hai questa bellissima pagina Instagram che adesso andremo a vedere, la trovate come ardito.silvia, dove tu ogni giorno condividi tantissime ricette. Sì, ti ringrazio innanzitutto per i complimenti. E sì, diciamo che è un po' la mia pagina Instagram, è il mio quaderno di ricette virtuale, dove condivido ogni giorno, sì, come dici tu, le ricette che creo. Certo, che bella, guarda quanto colore, eh? Quanta arte poi, sì. Vedo che, insomma, delle ricette belle, belle colorate, eh? Insomma, abbastanza sì, belle prima studiate. Prima di tutto, secondo me, sì, il piatto deve appagare prima di tutto la vista, sì. Poi il palato. Certo. E mi piacciono molto i piatti colorati. Perché si mangia, giustamente, si mangia prima con gli occhi, no? Come si suol dire. Certo. Senti, ma tu fra dolce e salato che cosa preferisci preparare e poi che cosa preferisci invece mangiare? Allora, se me lo avessi chiesto qualche tempo fa, sicuramente ti avrei risposto dolce, mi piace preparare il dolce,
Anche se devo dire che ultimamente mi piace molto anche il salato, quindi diciamo un po' di tutto. Tutto Bene. quello che richiede una cura, un'attenzione particolare ai dettagli, le Ecco. decorazioni. Mi diverte molto cucinare queste cose. Bene, quindi diciamo che ti piace andare proprio sul dettaglio, creare, mettere un po' la tua firma, Sì, se ho capito bene. E sì, sì. invece da assaggiare, da mangiare? Da mangiare lo stesso, il dolce, Stesso. Ok. E a proposito di sicuramente. dolce, tu oggi ci preparerai una ricetta proprio dolce. Di che cosa si tratta? Sì, è una crostata morbida al cacao con una crema al pistacchio e decorata con dei lamponi. Bene, perché hai scelto questa ricetta? Il tuo cavallo di battaglia? Non lo so, ti sentivi No, sicura con quella? Dimmi un diciamo po'. che è una ricetta che è nata un po' per Sì? caso. Una sera dovevo andare a cena da mia suocera e ho deciso di preparare questo dolce. È un dolce che sembra all'apparenza un po' complicato, ma in realtà è molto semplice da realizzare. E però allo stesso tempo è anche scenografico. Ed è piaciuto? Quindi sì, è piaciuto molto. La suocera che ha detto. Approvato. Allora, se ha provato la suocera, sarà sicuramente buonissimo. A casa si scherza. Come si chiama tua suocera? E Angela, salutiamo, salutiamo, signora Angela. Allora, a casa ciao Angela. armatevi pure di carta e penna perché stiamo per dare la ricetta di oggi, la torta della suocera, la chiamiamo così, dai, si scherza, crostata Sì. morbida al cacao con crema al pistacchio e lamponi. Gli ingredienti per la crostata sono 220 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, 100 g di zucchero, 3 uova, 100 g di burro, 150 ml di latte, 8 g di lievito in polvere per dolci, una bacca di vaniglia e un pizzico di sale. Non è finita qui. Perché poi c'è anche la crema con 250 ml di panna fresca, 150 g di cioccolato bianco, 150 g di crema al pistacchio e poi andremo a decorare, vediamo che cosa si inventa la nostra cara Silvia con lamponi e foglia oro alimentare. Anche la foglia oro alimentare, Silvia. Bene, Sì, per dare un bene. po' l'effetto wow. Esatto, l'effetto wow. E allora, noi siamo pronti, siamo anche super curiosi. Qual è la prima cosa che facciamo per preparare la torta della suocera? Allora, per prima cosa rompiamo le uova. Voilà. Io uso la planetaria, ma si può fare tranquillamente anche con le fruste elettriche. Oppure per i più coraggiosi e volenterosi anche a mano. A mano, per chi Io volesse. sinceramente sì, uso la La planetaria planetaria, perché come la trovo volessi. più comoda. Assolutamente Sì. sì. Poi L'elettrodomestico aggiungiamo più subito lo ambito. zucchero. Allora, zucchero, sì. Zucchero e con la frusta andiamo a montare bene le uova finché non diventano belle chiare e spumose. Benissimo. Allora, quindi in questa prima parte partiamo con le uova e lo zucchero. Abbiamo la planetaria che è comodissima e andiamo ad impastare il tutto finché non diventa una bella cremina bella spumosa. Questo è un passaggio Sì. fondamentale, giusto Silvia? Sì, è fondamentale proprio per dare sottilità anche al dolce, per renderlo più morbido, Certo, diciamo, e sì. proprio per dare struttura al dolce. Bene. Poi prendiamo, tanto che la planetaria va, prendiamo la bacca di una vaniglia. La bacca di una vaniglia, eccola Vogliamo. qua. Bella. Allora, un trucchetto per la Dimmi. bacca deve essere bella fresca. Un Sì. trucchetto per vedere se è bella fresca è quello di arrotolarla intorno al dito. Ma Se dai. riusciamo a farlo, significa che è freschissima e quindi va bene. Invece, se si spezza, significa che i semini all'interno si sono seccati e quindi è meglio sceglierne un'altra. Ok, quindi ecco, questa è una cosa che non sapevo. Queste bacche di vaniglia sono quelle che noi troviamo al supermercato solitamente, insomma, nei negozi di pasticceria che ci vendono dentro le ampolline, giusto? Sì, Ecco, certo, però vanno per... conservate dentro le ampolline. Esatto. Però per vedere se è fresca, bisogna arrotolarla Sì, intorno al dito. Se si non può succede, arrotolare al dito, vedete? Sì, come un così. filo di lana proprio, sì. Sì.
Se si rompe significa che si è seccata e quindi è meglio sceglierne Un'altra, un'altra, altrimenti altrimenti. va benissimo. Perfetto, ecco, quindi non si deve rompere. Questo è un trucchetto che sinceramente non conoscevo. Bene, Sì. buono saperti. Segniamo. Allora, vediamo un po'. Poi tagliamo leggermente le estremità della bacca e facciamo un'incisione al centro. Ok, la tagliamo così al centro con un coltellino. Sì, con un Bene. coltellino. Poi la allarghiamo leggermente Sì. e sempre con il coltellino tiriamo via tutti i semini. Perfetto, ecco, vedete così molto facilmente. Già si sente il profumo, immagino, vero? Sì, peccato che non si senta. Peccato che noi qua non riusciamo a sentirlo. Bene, quindi prendete questa bella bacca di vaniglia. Il trucchetto, Silvia ce l'ha detto per vedere se è fresca o meno. Dopodiché si fa un'incisione, un taglio Dopodiché all'interno. E un poi dopo, taglio vedete, dentro. col coltello piano piano si prende tutto l'interno e si va a mettere nell'impasto dove abbiamo già lavorato le uova con lo zucchero. La vaniglia poi dà sempre quel buon profumo ai dolci, no? Che tanto ci Sì. Poi piace. O quella che ci una cosa facciamo? importantissima, ecco, questa non la buttiamo assolutamente, la possiamo lavare, tamponare bene, asciugare bene e mettere o riutilizzare per aromatizzare creme, latte, oppure successivamente dentro ad un barattolo con lo zucchero per aromatizzare lo zucchero, per fare uno zucchero alla Alla vaniglia che vaniglia, magari servirà per dolci. quando abbiamo. Ah, per dolce, oppure non so, mi viene in mente se abbiamo degli ospiti, sai, la domenica, offriamo questo caffè con lo Il zucchero caffè, aromatizzato. certo, Può è una bella essere. idea. Dimmi la verità, Oppure tu che ci fai? addirittura anche a Natale preparare dei vasettini con la vaniglia da regalare, con lo zucchero alla vaniglia. Ah, Può ecco, essere vedi? un'idea. Possiamo preparare dei piccoli barattolini con lo zucchero alla vaniglia. Carino. Quindi io lo prendo e lo. Fammi capire, prendo questa bacca così e la metto in un barattolino con lo zucchero? La lavi per La prima lavo va bene. lavata bene. Va asciugata, tamponata e poi messa in un barattolo di vetro, possibilmente con lo zucchero. Va lasciata qualche settimana e aromatizza tutto lo Si zucchero. era domani saluto. Bene, poi lo posso regalare come zuccheroni. Bene, carina, mi piace. Senti, tu che ci farai con questa bacca? Io sì, e questa bacca, come ti ho detto, la metterò in un barattolo con lo Bene, tu zucchero, ci farai lo zucchero. sicuramente. Benissimo, benissimo. Altrimenti pure nel latte, no? Lo possiamo mettere per. Possiamo fare una, se vogliamo Sì. fare una colazione, un po' una merendina. Bene, grazie per i consigli. Pure questi mi piacciono molto. Prego. Allora, la vaniglia l'abbiamo messa all'interno dell'impasto. Lì che cosa abbiamo? Poi abbiamo il latte, Eccolo mettiamo qua. il latte. Ok, un bel bicchiere di latte. Che latte hai messo? Scremato Latte parzialmente intero? intero, Latte no, intero. intero, io uso il latte intero. Ok, meglio per i dolci, vero? Sì, secondo me sì. Bene. E poi mettiamo il burro che ho fuso precedentemente, deve essere freddo, mi raccomando, non caldo. Ok. Se no vado ad aggredire troppo Certo, quindi. composto. Facciamo sciogliere il burro in un pentolino oppure anche al In un microonde, vero? pentolino, sì. Dove vogliamo. Dopodiché Sì, al però microonde. lo dobbiamo lasciare stemperare perché non deve essere caldo. Sì, sempre a temperatura ambiente. Ok, a temperatura ambiente non caldo. Perfetto. E poi vedete, adesso abbiamo aggiunto i liquidi con il Poi latte e il burro sciolto. Lì che cosa abbiamo? Farina. ho della farina che ho Sì. precedentemente setacciato perché Setacciato, per i dolci, sì, soprattutto lievitati, va sempre sempre setacciata la non c'è farina. scampo, non c'è scala. La No, farina va no. setacciata perché sennò poi si creano tutti quei Sì, i grumi. grumi, bravissimo. Setaccia, bene. E niente, la aggiungiamo al composto. Benissimo. Ecco, e Aggiungiamo mettiamo tutta la farina. farina, vedete, tutta la farina nel composto per questa crostata che stiamo preparando insieme. Facciamo Voilà. girare un po' Senti, e poi iniziamo da quanto anche. tempo utilizzi la planetaria, Silvia? Ma saranno 10 anni circa da quando mi sono sposata. Com'è cambiata la tua vita con la planetaria? Notevolmente Notevolmente, certo, perché poi è in meglio. comodissima.
E poi ci si preparano dolci, salati, insomma, tutti gli impasti. Sì, addirittura anche la pasta fresca, posso Buona. attaccare un attrezzo qui che permette di sfogliare la pasta, È quindi è molto bello. comoda. Benissimo, allora abbiamo messo lo zucchero e adesso procediamo con il E il cacao, anche cacao, l'abbiamo messo perdonami, il il cacao. cacao. Avevo messo il cacao e adesso procediamo Facciamo con... Facciamo amalgamare bene. amalgamare bene, bene il tutto. Voilà. Lì che... Ah, quello che cos'è? Il lievito? Poi questo è il lievito, sì. Sempre anche questo setacciato, mi raccomando. Ok, anche quello setacciato e abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti. No, manca un solo ingrediente. Che Il cos'è? Il sale, un sale. pizzico di sale, Il che è pizzico di sale. importantissimo. Dici un po' perché? Allora, il sale innanzitutto va aggiunto soltanto quando il lievito si sarà amalgamato bene all'impasto, altrimenti è un inibitore del lievito. Ehi, E quindi aggiungiamo quindi prima questo mettiamo il pizzico lievito e lo facciamo bene amalgamare per bene. amalgamare. Una volta che il lievito è entrato bene bene nell'impasto, a quel punto possiamo aggiungere questo pizzico di sale che tutti ci chiediamo da inesperti. Come mai in una ricetta dolce andiamo a mettere il pizzico di sale? Il pizzico di sale è un esaltatore di sapidità, quindi ci permette di esaltare i sapori di tutti gli ingredienti che abbiamo messo nella nostra ricetta, in questo Che caso il bello. cacao. E è proprio va a attivare le nostre papille Ho gustative, ci capito. permette di sentire meglio tutti i Tutti i sapori, sapori, quindi quindi è tutti fondamentale. quindi tutti gli ingredienti, diciamo che abbiamo messo dallo zucchero, dal cacao, anche la Alla vaniglia, vaniglia. grazie al sale che appunto va ad esaltare i sapori, riusciamo a sentirli meglio, no? Insomma, sembra una cosa, no, non diciamo non scontata, invece proprio grazie al sale. Allora, intanto che noi procediamo con l'impasto, io mi vado a rileggere la grafica di tutti gli ingredienti che occorrono per preparare questo impasto. Eccola qua, questa bella crostata morbida al cacao con crema al pistacchio e lamponi. Poi andremo a vedere nella seconda parte tutta la crema col pistacchio perché pure quella è bella interessante da preparare. Intanto, questo impasto ha bisogno di 200 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, 100 g di zucchero, 3 uova, 100 g di burro, 150 ml di latte, 8 g di lievito in polvere per dolci, una bacca di vaniglia e un pizzico di sale. Siamo partiti da uova e zucchero, dopodiché siamo andati piano piano ad aggiungere il latte, abbiamo aggiunto il burro fuso che non deve essere però bollente, ma deve essere a temperatura ambiente. Poi di seguito tutti gli altri ingredienti, la farina setacciata, come ci diceva Silvia, mi raccomando, sempre per qualunque tipo di Sempre. impasto la farina va setacciata, non c'è proprio, non c'è scampo, perché poi altrimenti si vanno a formare tutti quei grumi che poi insomma sono brutti. E abbiamo messo il Certo. lievito, una volta che il lievito si è amalgamato bene al resto dell'impasto, a quel punto abbiamo potuto mettere il sale. Il sale, come ci ha detto Silvia, è un esaltatore dei sapori, ci permette proprio di assaporare al meglio quello che è il gusto del cacao, il gusto della vaniglia. La bacca di vaniglia, pure qui sono rimasto colpito perché abbiamo utilizzato un bastoncino di vaniglia. Primo trucco per vedere se è fresca, arrotolarlo intorno al dito. Se si spezza significa che la bacca è andata e se ne sceglie Sì. un'altra, altrimenti vuol dire che è fresca. La bacca di vaniglia si fa un foro, si apre con il coltello, si prende tutto l'interno che si mette poi nell'impasto, il restante della bacca non si butta, ma va lavato per bene, asciugato per bene, poi lo possiamo riciclare da aromatizzare un latte oppure perché no, come ci suggeriva Silvia, lo zucchero. Barattolino di vetro, zucchero, pezzettino di vaniglia. Quanti giorni abbiamo detto? Un paio di settimane circa. Un paio di settimane e poi per Natale siete pronti per regalare lo zucchero aromatizzato alla vaniglia. L'impasto l'abbiamo fatto, ti vedo già pronta con una teglia. Vediamo un po'. Sì, allora, questa crostata prevede la cottura nello stampo furbo. Stampo Lo stampo furbo. furbo è questo, sì, è uno stampo particolare che ha questa scanalatura intorno. E si chiama furbo perché una volta cotta la crostata va rovesciata.
E questo incavo che si forma è perfetto per mettere la decorazione, quindi in questo caso la nostra crema al pistacchio. Ho capito, bene. Perfetto, perché questa rientranza, vedete, che poi appunto all'interno dopo noi ci andremo a mettere la crema al pistacchio. E allora la imburriamo bene bene con del burro. Sì, la imburriamo bene. Dappertutto, molto bene, altrimenti... Questo era poi il procedimento che facevo sempre io quando ero piccolino, che aiutavo mia madre a fare i dolci, imburravo sempre le teglie. Oltre sì, a una delle prime cose. Oltre a pulire tutte le stoviglie dove c'era l'impasto, ma non a pulirlo sotto l'acqua, a pulirlo... Mangiandolo. Brava, siamo capiti. E quindi stavo là che imburravo tutte le teglie. E allora, imburriamo per bene questo stampo furbo. Voilà. Poi mettiamo la farina. Ok, la farina sopra, quindi prima il burro, poi bene bene la farina, così almeno il dolce non si attacca. Sì. A proposito di teglie e di stampi, vedo ultimamente, mi capita sui social di vedere alcuni dei tuoi colleghi che utilizzano stampi, formine in silicone. Che cosa ne pensi? Sì, tu? Li utilizzo molto anch'io, soprattutto però... per semifreddi, per sì, per queste, per dei tortini magari. Okay. Sinceramente li utilizzo poco invece per le preparazioni tipo torte crostate. Okay. Quindi più utilizzo sul freddo. Più i vecchi stampi. Okay. Sì, sì. Bene, più sulle ricette. Allora, togliamo la farina in eccesso. Ok. Imburrato bene. E adesso metto, vedete? Deve formarsi un composto come questo. Bello. Bello liscio. Guardate che meraviglia che è venuto lì. E lo versiamo. Con la planetaria, perfetto. E adesso si mette tutto all'interno. Con la Marisa. Con la Marisa, sì. Esattamente, la Marisa. Andiamo a pulire bene. Esatto, che ci permette di togliere bene tutto l'interno. Chiaramente Silvia ce l'ha detto, se non avete la planetaria potete utilizzare le fruste elettriche, se poi invece addirittura volete andare a mano fate vobis, insomma fate un po' di esercizio. Ma sai che l'altro giorno abbiamo fatto una puntata con un bravissimo food blogger di Firenze e ha fatto un plum cake e lui monta tutto a mano. Bravissimo! Tutto a mano. Io proprio. Non sono capace. No. Tutto sono un po' pigra in questo. No, vabbè, ma figurati. Voilà, quindi guardate un po' qui che meraviglia. Abbiamo messo tutto all'interno della teglia. Ecco qui. Quindi tutti gli ingredienti belli nella planetaria. Si ottiene un bel composto. Come lo definiamo? Bello liquido, bello... bello liscio, cremoso, sì. Liscio, vedete? Cremoso. Dopodiché sì. Si prende una teglia, in questo caso Silvia ci ha detto che questa teglia si chiama stampo furbo proprio perché una volta poi rovesciato c'è questo interno che ci permetterà poi di metterci la crema, si imburra, si infarina e adesso questo qui se ne va nel forno. Nel forno a 180 gradi, in forno statico per 40 minuti. Ok, allora circa. Forno statico, 180 gradi per 40 minuti. Ripiano, basso, alto, medio? Al centro. Al centro, perfetto. E allora, inforna pure la tua bella torta. In forno. Voilà, quindi abbiamo detto che questa torta adesso se ne andrà nel forno, forno statico, 180 gradi per all'incirca 40 minuti e poi cuocerà nel ripiano al centro. Carissima Silvia, per vedere se... quando ci dobbiamo affacciare per vedere se è pronta o meno? Se è cotta o meno? Allora, io accendo sempre la luce nel forno, quindi mi permette di vedere meglio se sta crescendo bene oppure no. Uh-huh. E in genere sì, dopo 40 minuti apro, posso fare la prova a specchino, la famosa prova a specchino per vedere se è ben cotta, ma in genere il mio forno in 40 minuti la cuoce benissimo. Vai d'accordo col tuo forno? Sì, sì, sì. Bel rapporto. Siamo amici. Bene, bene, no, perché poi ogni ricetta, ognuno ha il suo forno, no? Io mi ricordo pure
quando prima ancora di andare a vivere da solo mi dicevano: no, sai perché ho cambiato forno? No, perché il mio forno. Io ho detto: vabbè, ma il forno è il forno, no? Che ne so, io pensavo metti a 180 gradi è uguale per tutti. Invece no, c'è questa, devo dire che ogni forno è a sé proprio. Sì, infatti ognuno deve conoscere bene il suo forno Ognuno per deve conoscere il impostare proprio forno. Allora, la temperatura. facciamo così, Silvia, intanto che la torta sta nel forno che si cuoce, che tu ti organizzi lì il tuo piano di lavoro, io ne approfitto, vado qualche minuto in pubblicità, poi torno da te e procediamo con la ricetta, va bene? Perfetto, E ti allora ci aspetto. vediamo tra pochissimo, cara Silvia, noi intanto adesso ci fermiamo, ne approfittiamo, andiamo qualche minuto in pubblicità, vi lasciamo comodi in compagnia dei nostri spot televisivi, in compagnia della condivisione del nostro palinsesto, perché io ve lo ricordo, noi siamo in onda 7 giorni su 7, partiamo la mattina all'alba con la rassegna stampa nazionale e locale, proseguiamo con l'informazione e poi tantissimi programmi di approfondimento, di attualità, di politica, seguiamo tutti gli eventi di politica nazionale e poi anche tutti gli eventi, insomma, che riguardano i nostri settori. Musica, teatro, motori, cinema, benessere, cucina, ce n'è davvero per tutti i gusti. Trovate anche tutte le informazioni relative alla nostra radio, Radio Cusano Campus, per ogni città c'è la frequenza di riferimento, una radio che tanto ormai conoscete, e in più tutte le informazioni riguardo la nostra università, l'Università Niccolò Cusano, università online presente in tutta Italia e anche all'estero. Ci sono nuovi corsi di laurea, nuovi master e tantissime opportunità per gli studenti. Detto questo, mi taccio, andiamo in pubblicità e poi torniamo per finire questa bella crostata morbida al cacao con crema al pistacchio e lamponi. A fra poco! Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati qualche minuto fa in compagnia di Silvia Ardito, con cui oggi stiamo preparando una meravigliosa crostata morbida al cacao con crema di pistacchi e lamponi. Nella prima parte ci siamo dedicati all'impasto e adesso la torta sta cuocendo nel forno. Ma come abbiamo realizzato questo impasto? E allora, per chi si fosse collegato solo ora, male, molto male, ma noi siamo bravi, vi facciamo rivedere la grafica della ricetta. E allora, nella prima parte abbiamo preparato questo bel impasto con 220 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, 100 g di zucchero, 3 uova, 100 g di burro, 150 ml di latte, 8 g di lievito in polvere per dolci, una bella bacca di vaniglia fresca e mettetela alla prova, come ci ha insegnato Silvia, e un pizzico di sale che va ad esaltare tutti i sapori. Abbiamo messo tutto all'interno della planetaria, dopodiché una volta ottenuto un bell'impasto, bello liscio, bello cremoso, si imburra una teglia dallo stampo furbo. E Silvia ci ha detto perché? Si infarina, si toglie la farina in eccesso, si mette dentro e se ne va nel forno a 180 gradi, forno statico per 40 minuti. Adesso noi torniamo dalla nostra carissima Silvia Ardito. Eccoci qui, Silvia, siamo tornati. Eccoci. Allora, ho Sì. riassunto un po' quello che abbiamo fatto. Passati 40 minuti si ottiene, vedete, questa torta qua. Chiaramente Silvia se l'aveva già Questa. preparata prima per tempi televisivi, perché insomma altrimenti saremmo dovuti stare qui non solo 40 minuti per la cottura, più anche farla raffreddare, immagino. Certo, perché la cosa importantissima è estrarla dallo stampo soltanto quando è perfettamente fredda. Ah, ecco. Altrimenti rischiamo che si rompa. Bene, quindi mai toglierla calda. Poi soprattutto per decorarla, insomma, c'è bisogno che sia fredda perché se andiamo a mettere la crema non va bene, Certo, no. Bene, 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 bene. Allora, siamo pronti per vedere come realizzare questa crema al pistacchio. Allora, innanzitutto tagliamo il cioccolato bianco a Sì. pezzettini. Cioccolato bianco a pezzettini. Ok, Sì. quindi prendiamo una bella tavoletta di cioccolato bianco e ci divertiamo a romperla Sì. tutta a pezzettini. Sì. Bene. Voilà, Poi perfetto. Sì. aggiungiamo la crema di pistacchi. La crema di pistacchi, eccola qui. Ok. La crema di E pistacchi.
Prendiamo la panna fresca che io ho messo a scaldare su un pentolino. La prendiamo quando sfiora il bollore. Sì. Vedo se è pronta. Vediamo pure se è pronta. Quindi panna fresca in un pentolino, appena arriva proprio appena sta lì per il bollore, si prende, ecco qua, e si va ad aggiungere nella ciotola dove abbiamo messo il cioccolato bianco a pezzettini e la crema al pistacchio, quella che possiamo trovare tranquillamente al supermercato, in alcuni negozi più specializzati. Sì, tranquillamente. Bene. Voilà. E la versiamo piano. Facendo sciogliere per bene il cioccolato. Ok, e si fa sciogliere per bene il cioccolato. Allora, intanto che tu giri, io farei vedere al volo la grafica della ricetta, della crema. Giusto per far vedere, eccola qui. Allora, 250 ml di panna fresca da scaldare fino al bollore, 150 g di cioccolato bianco, 150 g di crema di cioccolato al pistacchio. Questa è la parte che stiamo facendo adesso. Siamo partiti da spezzettare il cioccolato bianco all'interno di una ciotola, abbiamo aggiunto poi la crema al pistacchio e nel frattempo abbiamo scaldato la panna fresca in un pentolino che deve sfiorare il bollore. Dopodiché, come sta facendo Silvia, vediamola pure. Ecco, vedete, si mette piano piano, poco alla volta va messa la panna calda, Sì, giusto? per non aggredire troppo il cioccolato bianco che è molto delicato. Certo, ok. Bene, altrimenti lì che cosa succede? Ci perdiamo anche lì il sapore, immagino. Sì, poi c'è una struttura sbagliata della nostra. Questa è una specie di ganache, Ok. un po' più liquida, un po' più cremosa. Ok. Quindi vedete, piano piano si aggiunge e poi passo passo si va così a massaggiare, a mescolare, e si crea. Sì. Ora, questo abbinamento cioccolato bianco pistacchio, come l'hai pensato? Come l'hai scovato? Dimmi un po'. Perché il cioccolato Allora. bianco e il pistacchio piace a tua suocera oppure no? No, perché allora, innanzitutto ho pensato all'abbinamento soprattutto pistacchio-lampone, perché il lampone con la freschezza e l'acidità va un po' a contrastare con la dolcezza del pistacchio e quindi è molto gustoso insieme. E il Ho capito. cioccolato bianco perché dà struttura alla nostra crema insieme alla panna. Perfetto. Bene, quindi questo è il motivo. Poi penso che ci possiamo anche divertire. Io credo che questa sia un po' una ricetta base, no? Nel senso che poi ognuno può mettere quello che più preferisce, Bravissimo. vero? Ci Certo, possiamo. possiamo farla anche con una crema di nocciole, ad esempio, e con poi sopra delle nocciole caramellate, oppure un altro abbinamento che mi piace molto è nocciole con i ribes, sempre i frutti rossi. Ok, certo, perfetto, ci possiamo sbizzarrire così. Una domandina, la base della torta, la lasciamo così oppure non so, la possiamo bagnare con qualcosa? Guarda, sì, volendo si può bagnare, ma io sinceramente la preferisco così perché è già una Asciutta. crostata molto morbida, sì, è morbida, poi va tenuta anche in frigo, quindi Certo. rimane abbastanza morbida. Secondo me, bagnandola troppo poi tende ad ammorbidirsi Certo, troppo. rischiamo di fare troppa umidità. Bene, allora, quindi Sì. questa qui è la crema, vedete? Una volta che Sì. abbiamo mescolato il tutto, questa crema che fine fa? Mettiamo la pellicola a contatto Sì. e la lasciamo raffreddare a temperatura ambiente per 30 minuti circa. Benissimo, ok. Dopodiché prendiamo o un frullatore ad immersione e la montiamo leggermente e poi va tenuta in frigo per mezza giornata, o è possibile farla il giorno prima. Ok, quindi una volta che abbiamo mescolato bene il tutto, si lascia riposare per una mezz'ora, abbiamo detto, giusto? Sì, Poi va montata con un perfetto. frullatore ad immersione, arriva ad essere una bella crema proprio, bella più spumosa, e va tenuta per una mezza giornata, insomma una giornatina nel frigorifero. E questo è il risultato finale che chiaramente Questo è Silvia, il guardate che risultato. brava, si era già preparata per noi. Grazie Silvia. Grazie mille per aver Grazie a preparato voi. tutte queste cosine. Guardate che bella che viene questa bella crema, bella verde, verde pistacchio, giustamente c'è il Sì, pistacchio. verde, verde. Che bel verde.
Bene, bene, bene. Voilà. Poi ecco, possiamo. Io uso per decorarla un sac à poche con una bocchetta a stella, aperta come Sì, questa, perché stella aperta. crea questi ciuffetti. Ma Ok. possiamo anche qui sbizzarrirci, possiamo farla Certo. con la bocchetta rotonda liscia, oppure addirittura possiamo fare un motivo a zigzag, Ok, insomma, possiamo certo. dare libero sfogo alla Qui fantasia. massima, proprio massima creatività. In questo caso Silvia utilizza Sì. questa sacca a poche. Perfetto. Voilà. Con la stella. E andremo poi Sì. a fare tutti dei ciuffettini, ma insomma poi qui ognuno, no, si può divertire. Anzi, io direi a casa, se volete rifare Certo. questa ricetta, poi taggate Silvia Ardito, così almeno poi lei ci dice se siamo stati bravi o meno. Vediamo che cosa viene fuori, no? Perché poi il bello delle ricette è questo, che ognuno ci mette del suo, ognuno ci mette la propria creatività, la propria formatività. Bene, riempiamo pure la sac à poche con la nostra bella ganache, diciamo così, eh? Sì, una È ganache, una ganache, un po' più definiamola. morbida di una ganache, Bene, perché c'è un bene, po' più panna. bene. Esatto, cioè la panna che un pochino, no? La rende più corposa. Cara Silvia, con chi condividerai oggi questa ricetta? Sicuramente con la mia famiglia e con mio marito. Bene, quindi sarà contento oggi quando tornerà da lavoro, che trova questa sarà al lavoro, immagino. Sì, è al lavoro. Bene. Voilà, senti, durante la pandemia ti sei sbizzarrita con le ricette anche tu? Ovviamente, come tutti, ho Senza freni iniziato a fare il proprio. pane, a fare qualsiasi cosa. Che bello. Allora, siamo pronti? Vediamo un po'. Io Allora, sono super curioso. sì, Vai. Bella. inizia ora la parte più bella, quella che mi diverte anche di più. Vediamo un po'. Noi restiamo qui, zitti, buoni, in silenzio ad ascoltare, a vedere Ecco, questa facciamo ricettina. dei piccoli puntoncini di ganache. Ecco qua, vedete? Tutti dei bottoncini, proprio dei ciuffetti, piano piano si gira intorno alla torta e si decora in questo modo. Ecco qua. E si procede. Allora, diciamo così, intanto che tu procedi con i ciuffettini, noi ci rivediamo al volo la tua pagina Instagram, così almeno se qualcuno volesse scriverti per qualche consiglio, trovate ardito.silvia, questa è la sua pagina, cucina, cucinare, food lover, e trovate tutte le sue belle ricette. Guardate che belle, tutte colorate, c'è tanto verde, qui ce n'è una pure in particolare che mi piace molto, sembra quasi, guardate, un fazzolettino piegato, e poi lì una Sì. cassettina, guardate, tortelli, i gelati, mamma mia! Guardate che meraviglia, vedo tanto verde, eh? Secondo me ti piace il verde, di la verità, Silvia. E Sì, lì? mi piace il verde. Ti abbiamo visto anche in un campo di lavanda, dove eri? Sì, è un campo di lavanda che si trova a Morrovalle, un paesino qui vicino a Civitanova, e è molto bello. Sembra di essere in Provenza. Che bello! Eh sì, abbiamo visto, infatti sembrava proprio, ecco, guardate che bella questa fotografia di Silvia che non è in Provenza ma è dalle sue parti, guardate, a Morrovalle, come ci ha detto, dove c'è questo bellissimo campo di lavanda. Tra l'altro anche da noi, insomma, in Italia stanno spopolando le piantagioni di lavanda, da quello che so, ci sono parecchi anche bandi proprio per coltivare la lavanda. Bene, ben venga. Allora, vediamo un po', questi tutti i ciuffettini, ecco qui, che se ne vanno, ecco, facciamo tutto il giro. Allora, procediamo quindi in questo modo, questa crema che abbiamo preparato, facciamo rivedere la grafica della crema. Mamma mia, che fame che mi è venuta. Questa crema al pistacchio con 250 ml di panna fresca che va portata quasi a bollore, si sfiora il bollore con il pentolino sul fuoco, 150 g di cioccolato bianco tutto bello rotto in una ciotola, 150 g di crema al pistacchio che trovate tranquillamente al supermercato. Si mescola bene bene con la panna calda, un po' alla volta, dopodiché si fa riposare per mezz'ora, poi si monta con un frullatore a immersione, poi in frigorifero per una mezza giornata, una giornata finché non diventa una bella crema come questa. Si mette all'interno di una sac à poche e poi vedete si decora con tutti questi ciuffettini.
Una volta che avete fatto i ciuffettini, oppure come preferite voi, altre forme, altre decorazioni, io già vedo una bella ciotolina di lamponi freschi che faranno da contrasto rosso-verde. Ecco qua, quindi abbiamo fatto tutti i ciuffettini. Adesso si procede con i lamponi. Sì, con i lamponi. Ok. Allora, questi li ho lavati ed asciugati bene perché i lamponi sono molto delicati, quindi Certo. vanno maneggiati proprio con cura, altrimenti rischiamo di romperli tutti. Certo. Eh sì, i lamponi Allora, sono poi. abbastanza delicati. Allora, vediamo un po'. Una volta lavati, asciugati per bene, come li tagli? A metà? Ok. A me piace tagliarli a metà, sì. Ecco, Bene. Quindi prendiamo i nostri bei lamponi rossi, che tra l'altro fanno benissimo, che sono sì. ricchi di proprietà. Vanno Sì, fanno molto benissimo. bene anche alla circolazione. Ecco, quindi questa è una torta per la circolazione. Voilà. Ok, Allora, ecco vai. Bene. E le mettiamo già. sopra. Vediamo un po'. Chiaramente anche qui ognuno poi si sbizzarrisce come vuole, come più preferite, come vi volete divertire. Si mettono tutti i lamponi sopra questi bei ciuffetti che ha fatto Silvia con la sac à poche, con questa crema al pistacchio, cioccolato bianco e panna da cucina. Quindi i lamponi li Sì, abbiamo perdonami. tagliati a metà, mi raccomando, lavati per bene e poi asciugati. Ok. Una volta messi sopra, eccoci qua. Vedete voi, insomma, qui la quantità, come li Sì. volete disporre, ognuno poi si organizza come più preferisce. Io esagero perché mi E piacciono ti molto, piacciono i fanno questo lamponi? contrasto, sì. Rosso-verde che ci sta insomma molto molto bene. Perfetto. Messi i lamponi, Eccoci. vediamo un po' questa foglia oro che Silvia ha scovato. Messi i lamponi. Andiamo con la foglia Mettiamo un oro. pezzettino di Voilà. foglia oro Per fare l'effetto wow. Vediamo un po' questa foglia e oro lo come. mettiamo sopra al lampone. Wow, quindi ci sarà pure quest'oro che appunto darà quella brillantezza alla torta. Chissà che Sì. bella. Poi chissà che belle foto che vengono. Sì, l'ha Bene, bene, bene. detto alle foto mio marito. Ecco, lui l'ha detto alle foto. Giusto, assaggio e Sì. foto, tutte e due immagino. Bene, perfetto. Voilà. Quindi questa è la torta che ha preparato per noi oggi per Cusano Italia TV, Silvia Ardito, food blogger, la trovate su Instagram come ardito.silvia, una crostata al cacao morbida con crema al pistacchio, lamponi e foglia oro. Guardate che meraviglia, facciamo pure un applauso alla nostra bravissima Silvia che oggi ha fatto un lavorone per noi, veramente Silvia, io ci tengo a ringraziarti perché tu ti sei preparata tutto in anticipo poi per farci Grazie vedere a il voi. risultato finale. Grazie mille, grazie. Cara Silvia, Grazie. è finita la torta? Guardate, E sì, quasi, ho finito ecco. quasi. Vai, allora mettiamo pure qualche altra fogliettina d'oro così proprio per esaltare, per dare Sì. questo bel effetto dorato. E queste poi sono foglie d'oro che si possono tranquillamente mangiare, Sì, sono Bene. alimentari. Sono foglie oro alimentari, bene, 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 vedete? Quindi messe poi sul rosso del lampone danno quel tocco d'oro ancora più bello. Una volta terminata, questa qui si consuma subito oppure ha bisogno di riposare un altro po' nel frigo, Silvia? Guarda, volendo si può anche consumare subito, però se la lasciamo in frigo magari Meglio. la crema si prende un po', perché è una crema Certo. molto delicata che con il calore può
Bene, bene, bene. Allora, sciogliersi. eccola qua, questa è la torta che ha preparato per noi Silvia. Wow, meravigliosa. Guarda, avvicinati Eccola. pure poco poco, così la vediamo. Oh, eccola qui, così la vediamo bene. Guardate che meraviglia questa torta. Che bella, che bella. Guardate quei ciuffetti, buonissima. Silvia, io ti ringrazio davvero per essere stata con noi. Grazie per averci ospitato nella tua cucina. Grazie. Grazie mille a voi. E allora, buona Grazie. torta, in compagnia di tuo marito. Noi, se ti fa piacere, torniamo presto a disturbarti con un'altra ricetta, va bene? Con molto piacere. Silvia, grazie mille, grazie, a Grazie presto. ancora. Silvia Ciao. Ardito, food blogger, seguitela. Noi adesso però, di dolce in dolce, per accontentare tutti, andiamo con lo chef Harry che torna con noi con una mousse vegana. Per voi, prego. Ciao ragazzi, eccoci qua, bentornati con Cucina con Harry. Dopo una breve pausa estiva siamo qui per realizzare un buonissimo dolce vegano, gluten free e senza lattosio, quindi accontentiamo un po' tutti, una bomba pazzesca. Faremo una mousse vegana al cioccolato, facile da fare con pochissimi ingredienti. Quindi per prima cosa avremo bisogno del cioccolato extra fondente, del succo di limone, mi raccomando. Sia il succo di limone deve essere freddo di frigo e la nostra acqua faba. Vi domanderete che cos'è l'acqua faba? L'acqua faba non è nient'altro che il liquido di governo dei ceci. Quindi noi o compriamo una scatoletta di ceci lessi, quindi prendiamo il loro liquido all'interno, oppure mettiamo in ammollo la sera prima per 24 ore i ceci secchi, li cuociamo per 30 minuti 40 circa. E l'acqua dei ceci, eccola qua, è questa qua che ci servirà per realizzare la nostra mousse al cioccolato. Nell'alimentazione, pasticceria vegana, viene molto utilizzata per sostituire il bianco dell'uovo, perché adesso vi farò vedere come si monta. E infine dello zucchero. Ok, mettiamoci all'opera. Allora, l'acqua faba deve essere fredda di frigorifero, quindi la versiamo in una ciotola, l'andiamo a montare con il succo di limone. Mentre facciamo questa operazione, andiamo a sciogliere il nostro cioccolato a bagnomaria. Raggiunto questo volume, andremo ad aggiungere il nostro zucchero, dopodiché montiamo ancora fino a che non diventa ben sodo. Ed eccolo qua, questo è il nostro risultato, vedete? Guardate che meraviglia, sembrano dei bianchi montati a neve. E quest'acqua si monta grazie a una sostanza che contiene l'acqua, la lecitina. Questa sostanza ci permette appunto di rendere il prodotto spumoso e gonfio. La troviamo anche nella soia. Adesso andiamo a prendere il nostro cioccolato. Ed eccoci qua con il nostro cioccolato sciolto a bagnomaria. Allora, prima operazione, una volta sciolto lo dobbiamo temperare, ciò vuol dire che facciamo in questo modo per farlo raffreddare, non possiamo buttarlo subito qua, altrimenti questo composto si sgonfia, si scioglie. Quindi lo facciamo diventare tiepido in questo modo, girando ogni tanto. È un dolce molto facile da fare, appunto vi dicevo che è vegano, non contiene glutine ed è senza lattosio. E una volta pronto va messo in queste cocottine, voi potete sbizzarrirvi e prendere qualunque ciotola, come vi pare, potete creare delle cose che vi piacciono di più e va messo in frigorifero per 3 ore, il tempo di solidificare. Dopodiché, una volta pronta, potete sbizzarrirvi, potete guarnirla con qualunque cosa sopra, nel senso che possiamo mettere della frutta secca, nocciole, mandorle, pistacchi, oppure e dei frutti rossi. Io vi consiglio i lamponi,
che ci stanno da Dio, perché l'acidità del lampone smorza con l'amaro del cioccolato, quindi oppure delle more o dei ribes, quindi potete creare la vostra mousse. Ecco qua. Adesso andremo a versare questo cioccolato un po' per volta nei bianchi, diciamo bianchi, non sono bianchi dell'uovo, ma si assomigliano in questo, facendo questa operazione. Dopodiché lo prendiamo dal basso verso l'alto, piano piano, così facciamo incorporare l'aria. Ecco qua. In modo delicato, da evitare di smontare il tutto. Dobbiamo mettere altro cioccolato. Fino alla fine dobbiamo farlo incorporare tutto. Poi ovviamente i ceci che avanzano dalla scatola, o i ceci che avete cotto, e potete realizzare un hummus, quindi non va buttato niente, quindi vengono riutilizzati senza nessun problema. Eccola qua, guardate che meraviglia. Eccola qua, la nostra mousse è pronta, vedete? Questo è il nostro composto finale. Adesso andiamo, lo mettiamo nelle nostre cocotte, in questo modo. Voilà. Le riempiamo tutte e le poniamo in frigorifero per 3 ore. Dopo vi farò vedere come guarnirla. Andiamo in frigo. Trascorse 3 ore, la nostra mousse vegana al cioccolato è pronta. Quindi adesso operazione di guarnitura. E per questa ricetta ho scelto della marmellata homemade di more, quindi fatta in casa, guardate che meraviglia, e delle mandorle a scaglie tostate. Adesso la andiamo a guarnire, quindi prendiamo la nostra marmellata di more homemade in questo modo, ne versiamo un bel cucchiaio pieno sopra, nostre mandorle a scaglie e voilà, la nostra mousse è pronta. La copriamo e potete servirla, farete un figurone, eccola qua, mousse vegana al cioccolato. Che ve ne pare? Dopo la nostra mousse ci vediamo con la prossima ricetta. Da Cucina con Harry è tutto. Seguitemi sul mio canale Instagram e YouTube. Ciao! E grazie anche a Chef Harry per questa meravigliosa mousse vegana. Da Manuel Bartolini un grazie per averci scelto anche oggi. Vi ricordo l'appuntamento quando volete, se volete, ore 13.05. Minuto più, minuto meno, ma sempre qui, sempre sul 264 linea ai colleghi del TG. A domani, ciao!